È stato presentato ieri sera presso la sala conferenze del comune di Battipaglia, Democristiani a Salerno, libro di Vittorio Salemme che ripercorre le vicende della Democrazia Cristiana in provincia di Salerno dai primi anni del dopoguerra fino alla sua dissoluzione. Una storia ricostruita attraverso i congressi, le elezioni, le polemiche, gli scontri tra le correnti e i rapporti con gli altri partiti. Questo è un libro, direi in termini molto conclusivi, che fa giustizia di un certo modo approssimativo di esaminare la storia della Democrazia Cristiana. Ho praticamente sostenuto che la storia della Democrazia Cristiana, caro Tino, non è stata ancora scritta, anche perché viene scritta da alcuni con quella che un grande storico inglese diceva l'arroganza dei posteri. Cioè quelli che vedono le cose dopo, con il senno del poi, e giudicano le vicende del passato con la intelligenza, si fa per dire, di quelli che sono gli eventi posteriori. Faccio un esempio. Stamattina ho dovuto rispondere a delle domande sul famoso debito pubblico. Paradossalmente, oggi si critica l'ammontare del debito pubblico del passato, vero? Accusando le classi dirigenti del passato, non rendendosi conto che quelle erano delle modalità attraverso le quali si creava lo sviluppo del paese, e quando la situazione era rischiosa si interveniva anche duramente, ricordo le manovre finanziarie del passato, per rimettere a posto i conti, avendo però sempre presente una linea che è stata per noi, un po' come la dottrina sociale della Chiesa, il grande punto di riferimento delle politiche democristiane: mai uscire dalla possibilità di rimanere staccati dal vagone europeo. Era l'Europa il punto di riferimento, e questo è avvenuto anche nelle politiche che hanno poi consentito nel 1996, nel 1997-98 di rientrare sin dal primo momento nella moneta unica. È un poco ripercorrere una stagione molto importante in cui i partiti politici, non soltanto la Democrazia Cristiana ma anche altri partiti politici, hanno rappresentato, diciamo, di un momento importante nella vita politica italiana, e uno strumento, diciamo così, di progresso civile, di democrazia, di affermazione dei valori di libertà e di partecipazione collegiale alla vita pubblica. Questo. Democristiani a Salerno, lei è stato un democristiano a Salerno nell'epoca d'oro della Democrazia Cristiana a Salerno. Qual è il ricordo più bello che porta nella storia della DC salernitana personalmente? Comunque forse l'esperienza fatta nel movimento giovanile, che insomma è stato un momento di particolare partecipazione e di coinvolgimento di tante giovani energie, e molte delle quali poi si sono adeguatamente affermate nella vita pubblica, nella vita professionale, e quindi insomma questo è un ricordo certamente molto, molto caro. Una storia che prende piede sugli sgoccioli della Seconda Guerra Mondiale, arriva fino all'inizio degli anni 90. Per chi ci si approccia nel 2018, il messaggio qual è? Così, è solo un messaggio di speranza e di augurio che, diciamo così, la vita politica possa avere dei canali di rappresentanza e di partecipazione che garantiscono una eguaglianza di titoli e di diritti a questo tipo di partecipazione.